solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me. Soltanto un'ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te. Yes. Bentornati in questo poco inclusivo video tutorial. Qui parla Simone Bonomi, bentornati nella taverna di accordi e spartiti. Con questo bel video tutorial di chitarra acustica proverò a spiegarti Tu No di Filippo Maria Fanti in arte Irama, presentato in occasione del Festival di Sanremo 2024. E proprio in occasione del Festival della Canzone Italiana 2024 la tonalità viene abbassata di un semitono. Ciò vuol dire che dalla tonalità di partenza dell'incisione di Mi bemolle ci abbassiamo in tonalità di Re. A noi poco cambia, perché ti suggerisco di impostare il brano con il capotasto, è molto più comodo per una serie di cose che vedremo. Quindi se la vuoi fare in Re, secondo tasto, se la vuoi fare in Mi bemolle, terzo tasto. In tonalità di Do io ti dirò quindi gli accordi trasposti, cioè non in suoni reali, quello che il suono che emetto dalla chitarra. È un Do alzato di due semitoni. Eccolo qua. Partiamo con l'intro, c'è una bella orchestra d'archi che ci fa l'intro del brano. Io ho provato a semplificare un movimento di bassi. La, Sol con il basso di Si, Do, R, Do con il basso di Re, questa roba qui, Sol, quarta e Sol maggiore, La minore, settima, Sol basso Si. Puoi fare anche in questo modo, o in questo, è uguale, Do, Re, Do con il basso di Re, Sol quarta e Sol, senza una ritmica precisa, molto larga, serve per intonare la voce fondamentalmente e partire con gli accordi della strofa. Partiamo semplicemente dagli accordi Do maggiore, Sol maggiore, La minore settima e Fa, che io prendo in questo modo, con il basso di Do, cioè banalmente un Fa con la sesta corda stoppata. Puoi fare Fa, non succede niente. In questo modo è più comodo perché posso alzare il medio e fare giocare fondamentalmente su un sus 2. E riparto dal Sol basso Si, La minore, settima, Do con il basso di Mi, che ottengo stoppando la quinta corda, ma va bene qualora ti venisse difficile anche l'accordo di Do, Fa maggiore con il basso di Do, e per finire Sol, quarta, Sol maggiore. Una volta compresi gli accordi, se vuoi sistemarli, dargli un po' di pepe, QB, un po' di sale, un po' di sapore fondamentalmente, puoi aggiungere dei decorini, ovvero Do con l'aggiunta della nona, che sono le parti di pianoforte fondamentalmente, quindi Do, accordo di Sol, prima quarta, stoppando la prima corda e anche la quinta, Sol quinta e Sol sesta, cioè una piccola melodia sempre stoppando quinta e prima corda, Do, Re, Mi sull'accordo di Sol. Questo è più o meno il risultato. Accordo di La minore settima, quarta e Fa con il basso di Do su 2. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo aggiunto una melodia Do, Re, Mi sugli accordi, quindi Do, Re, Mi, Do, Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Mi, Do, e mi fermo sul Do, però muovo il Sol, diventa tutto un po' più simpatico, ecco. Con tutti gli altri accordi, quando possibile, la minore di nuovo,
Do con il basso di Mi. Fa, mi fermo. E sull'ultimo Sol, prima quarta, poi quinta, e di nuovo Sol maggiore questo giro, cioè con la seconda corda libera, quindi passiamo alla ritmica, parte molto delicata, molto morbida, morbida come il plettro che ti suggerisco, cioè un plettrino proprio di quelli fini 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 che si piegano con il dito. Perché? Perché il plettro fino è un po' un compressore di dinamiche naturale, no? Cioè se sono poi forte forte nel ritornello si equilibra un po' con la parte più delicata dell'intro. Questo almeno è il mio pensiero. La ritmica ha fondamentalmente questi accenti, quindi battere dell'uno, pum, cha, pum, cha, pum, cha, pum, cha. Questa è la ritmica. Pum, cha. Voce bassa, voce alta, basso e alto. Pum. Basta chiaramente fare questa roba, è abbastanza scontato, quindi inizia a muovere la mano a sedicesimi. 1 and 2 and 3 and 4. Chiaramente poi nel ritornello sarà bella forte, nella strofa sarà un po' più morbida. Non solo, nella strofa gli accenti e i cambi di decori, chiamiamoli così, sono sul battere di ogni movimento, quindi 1 2 3 4 2, sto facendo accordi a caso, 2 3 4, quindi tieni più o meno la stessa ritmica con degli accenti leggermente diversi, ma fondamentalmente il principio è lo stesso, no? Sol, La minore settima, quarta e Fa. Se non fai questi abbellimenti, magari parti già direttamente con la ritmica ti dicevo poco fa. Pum, cha, pum, cha, pum, cha, cha, cha. Questo è quanto. Quando non c'eri stavo in piedi, avrei voluto aggrapparmi a un ricordo soltanto per vivere, e griderò forte ma non starò meglio, cado mai più, me lo merito, è così gelido, e no, tu no, tu no, tu no. Arrivo al ritornello, accordi. Sesto grado, La minore settima. Quarto grado, Fa, in questo caso con il basso di Do. Il Sus 2, insomma, stesso giochino di prima, Do con il basso di Sol. E di passaggio sul quarto tempo della misura, 1, 2, 3, Sol con il basso di Si. Per ripartire, La minore settima, Fa, basso Do, Sus 2. Do basso Sol e di passaggio di Sol basso Si per 4 volte. Attenzione anche agli accordi di La minore e di Fa, non solo il Sol basso Si di passaggio, perché durano 2 tempi, quindi avrò 1 2 3 e 4, Do basso Sol e 3 e 4. Thank you.
manichina del ritornello suonata lentamente. Arriviamo quindi dal sol che lancia il ritornello, alzo le dinamiche. Tu sorridevi, cercavi un modo per proteggermi, però non c'eri quando volevo che tu fossi qui. Bastasse solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me, soltanto un'ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te. Sul sol basso sì, abbasso le dinamiche e riparto con gli accordi della strofa. Scusa l'interruzione, se questo video tutorial ti sta piacendo, iscriviti al canale YouTube, no? Di Accordi Spartiti, facile, veloce, gratuito, un gesto semplice per te, per noi molto importante, ci aiuti a crescere e continuiamo a fare video del genere. Quindi grazie per l'iscrizione e buon video. Chiaramente poi sulle strofe successive le dinamiche si alzano, quindi puoi scegliere liberamente se semplificare gli accordi, quindi tenere un po' il Do basso Sol al posto del Do, con l'aggiunta della nona, eccetera eccetera, un Sol o un Sol quarta. In questo modo te lo consiglio, è comodo anche per giocare un po' con delle note all'interno dell'accordo, anziché prendere tutta questa roba qua che con delle pennate un po' più intense magari sono meno efficaci. E arriviamo a uno special. Gli accordi sono La minore settima, Mi minore settima, Fa, basso Do su 2, dal solito gioco, e termino con Tu na, tu na, tu na, quindi Sol quarta, Fa quinta e Sol. In realtà ciò che cambia è più la pennata che aumenta l'intensità, non tanto gli accordi. Quindi facciamo così, ti faccio sentire una strofa con le dinamiche un po' più alte e un po' di accordi come mi vengono e lo special. E giusto per dover di cronaca, c'è un accordo, un Sol basso Si di passaggio per collegare la strofa alla strofa e la strofa allo special, giusto un appuntino, ecco. Partiamo dal post ritornello, come senti dinamiche bassine, ma tiriamo su. E dimenticherò chi sei, mi dimenticherò di te, non lascerò ancora una volta vedermi crollare, e mi innamorerò di lei, ma tu non saprai mai chi è, dato ma in fondo me lo merito, il fondo è così gelido, e no, tu no, tu no. E riparto a bomba col ritornello. Oh yes! Quindi, hai visto quanto è importante l'escursione dinamica. Io direi a questo punto di andare a una piccola parte strumentale che cerchiamo di portare a casa non avendo, almeno mi sembra, un'orchestra d'archi. Dal punto di vista armonico non c'è nessun cambio perché il giro rimane sempre La minore, Fa, Do e Sol basso Si di passaggio. C'è una melodia però soprattutto ciò che fa Do, sempre in note, in suoni trasposti, Do, Si, La, Sol e Mi. Io ti suggerirei la prima volta di provare a farlo in questo modo. Do, quindi con l'accordo di La minore. Così canta il Si. Accordo di Fa. Poi con il Fa canta il Sol e Do, così canta il Mi, tutto in discesa diventa. Cambio un attimo il tempo perché sennò diventa un po' troppi cambi, quindi io faccio una cosa del genere. Poi magari lo prendo l'ottava bassa.
canzoni e ritornellone finale. Soltanto un'ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te. E vado allo strumentale. L'ottava bassa. E ricresco. Tu sorridevi, cercavi un modo per proteggermi, però non c'eri. E solita, solito ritornellone. Arriviamo quindi al finale. Come sarà questo finale? Mi fermo sull'accordo di Do. Quindi La minore, Fa, rallento e Do basso Sol. Alright. Bene, io a questo punto ti ho spiegato tutte le varie sezioni, i vari accordi, dichiaro concluso questo video tutorial. Spero ti sia piaciuto, spero tu l'abbia trovato utile e interessante, ti ringrazio come al solito per averlo visto fino alla fine e se non ti sei ancora iscritto al canale iscriviti al canale YouTube di Accordi e Spartiti, noi ci vediamo sempre qui sul sito, sul canale YouTube, a lezione, sulla copertina del libro appunto di Accordi e Spartiti però. Ciao!